presenza dell'auto di chi ha testimoniato praticamente quello che è la lotta alla camorra, quello che è l'ideale di libertà di stampa, no? Ai quali noi facciamo sempre appello. È un momento, diciamo, che ci deve far riflettere a noi come cittadinanza tutta. Che dire, cioè, la storia ci ha insegnato che le battaglie vanno condotte fino alla fine, e soprattutto se riflettiamo a quello che deve essere la libertà di stampa, molte volte, diciamo, non trasparente e leale, nel senso che il potere che ha la stampa è un potere, diciamo, fortissimo, no? Che dovrebbe trasmettere ai cittadini ciò che realmente accade e ciò che realmente si consuma in città. Quindi io voglio ringraziare chi ha permesso oggi la presenza dell'auto qui di Giancarlo Siani, che tutti quanti, voglio dire, hanno avuto modo di conoscere attraverso la lettura di libri, la storia o personalmente. Io come primo cittadino sono orgoglioso, appunto, di essere testimone della presenza oggi pomeriggio qui a Castellammare. Tutti quanti sanno che Castellammare, voglio dire, è una città dove la camorra esiste ancora, dove la camorra è presente e dove, diciamo, c'è una forza reale, viva da parte della città di contrastare questo fenomeno. Noi in prima linea non ci sottrarremo a quelle che sono le iniziative da mettere in campo. E, diciamo, sin dal nostro insediamento abbiamo testimoniato con piccole iniziative come si può veramente cambiare questa città. In più occasioni abbiamo fatto appello come amministrazione al buon senso, al senso civico dei cittadini, perché molto spesso parliamo della cultura della legalità, della cultura dello sport, della cultura della musica, della cultura del senso civico. Quindi questi devono essere valori che devono appartenere a tutta la cittadinanza indistintamente, da quale cittadino di quel rione o di quel quartiere. Quindi mi riferisco al quartiere nord della periferia, ma soprattutto anche al quartiere sud. Dobbiamo diventare tutt'uno e dobbiamo in sinergia lottare affinché Castellammare diventi la Castellammare con le tante risorse che ha, splendida, quindi, del passato, e per dare quindi lustro a chi ha lottato per tanti anni, e quindi a Giancarlo Siani. Non so se Giampaolo...